Lui interessa Roma, il governo, cioè. Ma quando lui a un certo minuto addirittura si presenta in Sardegna e piglia un sacco di voti, dici chi è pericoloso? Eliminiamolo. Mandano un commissario a Napoli che va a vedere nei conti del comune, trova delle irregolarità e lo sospende dalla carica. Viene nominato un commissario prefettizio, tale Correra, il quale doveva rimanere in carica 3 mesi per indire le nuove elezioni, invece rimane 3 anni. E durante questi 3 anni vengono costruiti, dati oramai di Paolo Macri, perciò se non credete a me, grido naso lungo, ricicistrice e fossari, 11 milioni di metri cubi. I grossi costruttori che erano vicini a Lauro, ma unicamente perché Lauro era un sindaco in quel modo, tipo Tieri, immediatamente dice: ma chi è sto Lauro? Chi lo conosce? Subito vanno sotto Correra. Ed alcune costruzioni viene spesso citate che a Piazza Mercato a Napoli, una piazza Vero, storica hanno che fatto. per 4 secoli ha costituito l'ombelico della Sì, città, perché si vedeva il l'ombelico mare. della città per 2000 anni è stato Piazza San Gaetano, l'Agorà, poi il Macellum, con i greci, veniva Nerone a cantare e venivano le claque a fargli gli applausi, e poiché queste claque venivano pagate a entità del rumore, c'erano vari capoclac. Allora gli emissari di Nerone, precedendo l'applausometro, non so se ve lo ricordate, qualcuno di voi che capisce, dice: tu più casino fai, più ti paga. Allora chi gli dice: guardate, oltre a battere in mano, a battere i piedi, a fare anche qualche rumore, a luccare, nascono degli strumenti musicali, o tricca ballacco, sceta vaiasso, o butibù, nascono in quel periodo perché debbono accrescere il rumore. E Nerone ama venire a Napoli, viene a Napoli ogni settimana, se prenotava Frecciarossa, veniva a Napoli perché dice: là mi fanno applauso, a Roma pernacchia, invece qua mi fanno applauso. Lì c'è il centro di Napoli per 2000 anni, poi si trasferisce a Piazza Mercato, prima di trasferirsi negli ultimi 40 anni, da Bassolino in poi, a Piazza Plebiscito. A Piazza Mercato esiste uno scempio, una piazza storica importantissima, un palazzo costruito in piazza Piazza. Tutti dicono l'ha fatto Lauro, l'ha fatto Tieri nel 1963. Sa tanto di documentazione. Infatti io sapevo che era Quanti minuti tengo ancora? quante volete Un'ora. Un'ora. Allora vi racconto ancora altre. Sì, 19:11 mi sembra. Andiamo su qualche episodio erotico. Questo è interessante. Ecco, il palazzo della flotta si trovava all'inizio di Via Marina, dove attualmente c'è un albergo tenuto da un tal Romeo, uno che esce e entra a carcere con una grande facilità, ma poi ogni volta viene assolto. Lì c'era la flotta, lui la teneva lì per comodità, perché a pochi passi c'era Palazzo San Giacomo, che era la sede del municipio e dove all'epoca si facevano anche le riunioni del Consiglio Comunale. Allora si faceva casa e potete. La sede del Roma, no? E anche la sede del Roma era a pochi passi, mentre mossa via Chiatamoni, andando sotto scala, che ci hanno staccato pure la luce, mo fra poco. Dobbiamo chiamare il cardinale. Dunque, allora, come vi dicevo, nella sede della flotta lui aveva importanti riunioni.
Però, e questo me lo raccontano più di una signora con tanto di nome e cognome, c'era un ascensore particolare che conduceva verso una stanza arredata in maniera sobria, olette e un bagno, perché non servivano altre cose. Allora capitava che qualcuna di queste signore, quasi sempre maritate, o mariti che va a fare un servizio, loro morivano là e si avvertivano a custode, o quale dice: comandante, c'è una cosa importante che dovete interrompere. Allora lui, pure se c'era un armatore, scusate, devo fare un servizio. Andava di là, era molto rapido nell'espletamento del servizio, 15-20 minuti, servizio che ripeteva pure 2-3 volte, a detta sempre di queste signore che stanno con tanto di nome e cognome nel racconto, sì, nel libro ci sono tutta questa serie di episodi. Nome e cognome. Sì, sì, le quali molto spesso si facevano anche un vanto di questa, diciamo, chiudo là, chi la lasciava la riunione. Parecchie di queste può essere che non sono più in vita. C'è un capitolo che dice: hanno detto di Lauro, nel quale ci sono una serie di frasi. Poi dai discorsi di Achille Lauro, anche lì ci sono delle frasi. Poi stralci dall'editoriale I sette puttani, che abbiamo accennato prima. Chi sono questi sette puttani? Sono sette suoi consiglieri che, visto che stanno cambiando le acque, lo tradiscono e passano con la DC, per cui lui perde la maggioranza. Perché si chiamano puttane, non cornuto o uomenina? Perché il direttore del Roma, che all'epoca non era un giornale mille copie, ma era uno dei giornali più venduti d'Italia, esce con un editoriale, I sette puttani, e parla di questi sette personaggi. Vi ho detto, l'ultimo a scomparire di recente è stato Del Barone, a lungo presidente nazionale dell'Ordine dei Medici. Per cui, poiché è molto forte, molto violento, ci sono degli stralci, appunto, del... E poi ci sono tutta una serie di aneddoti, aneddoti, aneddoti e ancora aneddoti. E ogni volta ci sta, ecco, qui c'è il nome del personaggio che, quando si guasta il microfono, chiamate il radiologo. A pagina 123, prima non vi è saputo dire, c'è il nome della persona. Ecco, un altro episodio divertente. Achille e Eliana si trovano in viaggio. Loro spesso viaggiavano, lui teneva uno yacht che si chiamava il Carama, il quale poi ha fatto anche questo una fine ingloriosa. È stato a lungo a Salerno, nel porto, su dei piedistalli, ultimamente l'hanno proprio a mare. Lui viaggiava, andava spesso in questi posti di grande richiamo. Lui amava vestire come un po' me, non so se voi vedete i piedi miei qua. No, non so io. Non ci vedo, vediamo dopo. Dopo li vedrete. Mia moglie mi ha fatto mettere giacca, cravatta, in genere di vate, cazzo, curto, maglia a canottino. Perché ritengo che la cosa importante non sia il vestito. Anche Lauro spesso scendeva da sopra al Caramo, non so, a Nizza, a Monte Carlo, e treva canottiere, cazzo, curto, eccetera. Per cui Eliana
tenevo come tutte le femmine. Pareva una vetrina, pareva un gioiello, dice, Achille, ma questo non starebbe bene al mio dito, al mio collo. Allora lui entrava e chiedeva, chi lo vedeva nulla che la cannuttina? Dice, amico, ma va a te, lo fai trovare, questo coso lo facciamo. Allora lui doveva mandare un capitano, guardate, chi è Achille Lauro, per la sua... Achille Lauro, fatelo venire un'altra volta. Una volta invece capitò, stavo in un grande albergo, voi che frequentate i grandi alberghi sapete che spesso ci sono delle vetrine bulgari, Chantecler, cioè, che espongono delle cose. Allora Eliane, nata voto, dice, ma sì, ma che sta una collana, che non peccate di, guarda come si intona bene col mio décolleté. Allora gli dice, va bene, mo accattà. Chiamo il direttore dell'albergo, dice, va bene, sì, mo apriamo. Non riescono a aprire, non trovano la chiave, non riescono a aprire. Dice, guardate, dovete tornare domani. Dice, domani, mo parte canà, domani sono in Costa Smeralda. Non vi preoccupate, ci pensi. Uno dei miei marinai, prima di fu marinare, facevo scassinatore. Bene, con un fierro, per bene. Scassa la vetrina. Dice, ma come, scassa la vetrina? Sì, poi pago pure la vetrina, naturalmente. Allora, viene questo qua, scassa la vetrina, piglia con là. Lauro la mette al collo di Eliane, dice Eliane, saliamo sopra, ma oramai hai mangiato, hai digerito un po'. Dice, quanto è un conto? 100 milioni a collana, quanto è un vetro? Nato un milione, arrotondato, 101 milioni. Fate l'assegno a Manfellotto, ma vada a chi se non ci sta. E ci sono tutta questa serie di aneddoti che sono veramente divertentissimi, ce ne sono, e ogni volta, ecco ad esempio, questo mi è stato raccontato da Athos Zontini. Athos Zontini è stato un giocatore del Napoli, poi è stato per lungo tempo l'ortopedico del Napoli, il figlio Leandro è un mio amico, il nipote è sceneggiatore di Un posto al sole. Stasera, se aprite i titoli e testa, a un certo minuto Athos Zontini. E lui, Lauro, gli chiese, quando del doping non si sapeva niente, dice, ma esiste qualcosa per fargli correre con maggiore resistenza? Al suo diniego si incazzava dicendo, ma sei ignorante, ma come, non esiste una cosa per correre. All'epoca tutte queste sostanze erano assolutamente sconosciute, però lui aveva pensato appunto a questa, la signora Tiziana P, per non dire il cognome, ci racconta come si svolgevano le famose sedute nel Palazzo della Flotta. Ah, sì, sì, sì. In un angolo, pagina 123, in un angolo dell'ufficio vi era un piccolo salettino con le tendine sempre chiuse, a cui si accedeva direttamente da un ascensore secondario. Donna Achille si era impegnata in una riunione, avvertito dall'usciere della visita, si allontanava con una battuta. Non più di 10 minuti e tutto era finito. Ejaculatio precox. Per 10 mesi, salvo quando lui era fuori Napoli, ogni martedì pomeriggio vi è stata la coniuzio, sempre questa Tiziana P, veloce ma entusiasmante. A distanza di oltre 40 anni sono 3 volte nonna, ma sarà pure morte di vecchiaia, ho ancora davanti agli occhi quegli incontri travolgenti, a cui ricordo mi viene la pelle d'oca,
e ne ho conosciuti di uomini, ma come quello nessuno, perciò vi potete fidare della cosa.